Allora, piccolo briefing. Io ho segnato una partenza di 22, quindi direi che abbiamo tutto il tempo. Dopodiché, vediamo che pista ci danno. Se ci danno la pista 22, che è quella che va verso sud, dobbiamo girare per 160, 106, scusami. E invece se ci danno la 44, no, 04, scusami, perché 44 gradi, cioè quella che va a nord, giriamo direttamente per 122, 123. Poi abbiamo quasi 3 minuti fino al primo waypoint, che è la città, quella grossa, ok? Ok. Dopodiché viriamo per 122, andando avanti Sarebbe per 2 minuti. Renile, Sì, poi andiamo avanti per 2 minuti 24 verso l'altra città piccolina, che che sarebbe e non c'è il nome. non c'è il nome. Questa qua. Dopodiché abbiamo la parte più lunga, perché giriamo per 134, 4 minuti e 27, per quella città, quella diciamo prima dell'aeroporto blu di riferimento che abbiamo. E poi 070, 2 minuti e 46 inbound al target. Io direi di fare un fence, cioè armi tutto pronto già in decollo. Io le bombe le armo quando siamo nella tratta lunga, cioè facciamo un fencing in quella tratta. Quando faccio il pop-up spengo anche le luci, giusto? Io dovrei armare, cioè non attivare il radar Lo assolutamente. farei Quando dal. fai il Lo terrei fencing? tutto pronto e lo farei poi nel momento in cui siamo nella tratta lunga che facciamo fencing. Ok? Sì. Poi attacchiamo. Allora faccio il primo passaggio con le bombe illuminanti. Tu ti prepari. Cerca di stare un po' più distanziati in modo che hai un po' più di tempo per le bombe per farti luce. Io, dopo aver sganciato, mi faccio una goccia in modo da essere pronto che se nel caso tu mancassi, faccio un primo passaggio con i razzi. Abbiamo detto che da dove arriviamo l'antenna è dietro, un po' a destra, giusto? Esatto, confermo, confermo. Vedrai la luce della casa e l'antenna è sulla destra di quella luce. Non molto dietro, Non non molto. troppo, ma un pelo, ok? È spostata sulla destra del complesso di case. E dopodiché continuiamo ad attaccare sperando di distruggere. Una volta che abbiamo finito, via scappiamo a ovest. Più o meno fino a che eravamo verticale nord dell'aeroporto. Io avevo contato 270 per circa quasi 4 minuti e 47, quasi 4 minuti. E poi si va a casa. RSBN nel caso di Attai è il numero 36. Se te lo vuoi settare, comunque, se da zona dell'aeroporto eccetera, tieni 306 come rotta, ci arrivi. 36 hai detto? Come, scusa? 36, 36 è il numero. confermo. E rendezvous, ti direi la grossa città luminosa, quella dove facciamo il primo waypoint. Perché sicuramente ci perderemo nell'attacco col fatto che è buio, eccetera. Quindi, io direi ci ritroviamo poi là sopra per l'atterraggio. Ok? Rendezvous quindi Kumru o Reail? No, Ria, quella lì, quella del primo waypoint. Ok, a sud-est. Esatto. E niente. Direi che possiamo andare. Faccio un radio check, così nel caso. Al briefing per la partenza. Mi setto già tutte le luci nel blu, Ninja devo posa. solo attivare poi le bombe quando siamo in volo. Ci sono. Fammi Attai attualizzare. Torre, Uzi 1, volo 2, ship MiG-21, pronti per il taxi. Uzi qui Attai Torre, siete autorizzati al taxi e contropista pista 04 per holding point pista 04, riportate quando intestata. Autorizzati taxi, backtrack su pista 04 per holding point pista 04, riporteremo quando pronti. Uzi 1. Ok. Facciamo un po' di screenshot prima di partire. Yes. Andiamo. Sei? Ci sono. Direi che siamo in perfetto orario. Brake check. Devo abbassare il cazzo di... Digirex Tower, Ninja One, punto attesa, hai fatto questa croce.
Ninja, Finch, Lift Tower autorizzati allineamento e decollo dalla pista 05 vento 02257. Aspetta, un problema, procedere file. Ah, ok, posto. Ok. Ninja Lake, Ninja One, allineate con la pista. Io più che altro non ho trovato le luci sul lato sinistro. Cioè? Luci interne. Non sono riuscito mai a trovarle neanche io. C'è solo quella bianca a destra e quella a sinistra non l'ho trovata l'altra volta. E quella rossa, non c'è quella. No, rossa ce l'hai tutto sulla destra. Sì. Sì, quella che illumina il frontale, esatto. Ma il lato sinistro non illumina niente. Ok, fai vedere dove che sto facendo. Devi girarti? Sì, mi giro qua dove c'è zona apposta per il backpack. Mantenere la destra, hai detto? Io tengo destra, sì. Wild, qui il cellittore autorizzati al decollo, pista 05. Tanto abbiamo tempo, quindi faccio le cose con calma. Siamo in anticipo di 5 minuti, quindi... Devo pure controllare i numeri se sono giusti, se me li ha messi giusti. Sì, sì, tanto guarda Fabio, controllo anche un paio di cose. Abbiamo tutto il tempo del mondo, quindi... Facciamo le cose con calma. Ninja, qui c'è il torre, ti vedo sul contatto radar per l'exit point Falcon, siete autorizzati a procedere come da piano di volo, pushate pure la vostra radio di competenza. Ci vediamo a ritorno. Copy tower, check it out. Allora, ho sbloccato le contromisure, flaps su takeoff, carrello sbloccato. Numero giusto, mio, tuo nome. Trim, numero trim. Sì, ce l'ho giusto. ASP settato, freni su nose gear brake on. Arma al cannone. Cockpit, okay. Cockpit bloccato. Sì. Sentiamo cosa su RSBN. Cio Victor, White One, Airborne. Io ho spento pure l'RVR, sinceramente. È solo... cioè, è muto. Uzi, qui... Lo tengo io in caso, non ti preoccupare. È acceso il tower, TIE. Teniamo 100 il radar, la radar altimetro. A 100, non 50? No, a 100 secondo me è più che sufficiente. Vuoi dire mettere a 50? Che non vorrei che sia troppo... Da tutte, diciamo, era troppo basso. Bene, effetti, potremmo andare a 50, che è proprio il minimo. Sì, dai. 50? Sì, 100. 50. Sblocco già il tasto delle armi. Tai Torre, Uzi, pronti al decollo, pista 04. Uzi, qui a Tai Torre, autorizzati al decollo, pista 04. Autorizzati al decollo, pista 04, Uzi 1. Ok. Senti, controllo la strike 1-1. Make 1-1. 3, 2, 1, via. Guarda, Torre, White One, Airborne. Tutto dentro. Vi vedo Wild, Pitch, Torre, siete fuori posizione, dirigetevi sull'exit point Tiger, ripeto, okay. Exit point Tiger. Airborne, grazie. Pitch, Torre, non abbiamo i riferimenti a Nicole, ci siamo per voi, qualcuno se siete d'accordo. Lascio copiato, un seguite come da piano di volo. Gear centrale. Da piano di volo, White One. Carrier dalla Make 1-1. Qui dobbiamo andare per 1-2-2. Incipit. Vedo l'avviso alla città. Vedete 95, se riesci. Tira destra. Torre, Tusk. Gruppo Tusk, qui... Sanilurfa Torre, ti sentiamo malissimo, ripeto, vi sentiamo malissimo, siete comunque autorizzati al taxi per la pista 22, velocità al 29.92, vento 2 nodi da 257. A Tai Torre Uzi 1 Airborne. Gruppo Uzi è autorizzato, abbiamo avuto problemi di connessione per cui stiamo cercando di 650 controllare dalla porta aerea secondaria. Con te, ma senza stile. Ricevuto Snake 1-1, vi aspetto quando pronti. Affermativo, chiameremo quando hai il bot. Via il cronometro.
Magic, qui Uzi, checking in. Volo Uzi da Magic, buongiorno a voi, vi sento 5. Magic Uzi 1, 5 su 5, anche noi procediamo con un piano di volo. Ricevuto Uzi, proseguite pure piano di volo, vi tengo d'occhio, chiamatemi se vi serve. Ricevuto, grazie. Abbiamo 2 minuti e 24. ATC Torre da Volo Snake. Passo un po' la radio. Volo Snake qui, ATC Torre, avanti. Comunichiamo la partenza in differita di Snake 1-1 e Snake 1-3. Siamo Snake 1-2 e Snake 1-4 a partire dalla carrier, pronti in catapulta per il decollo. Volo Snake ricevuto, il decollo è a vostra discrezione, l'area libera. Decollo a nostra discrezione, okay. Roger. Okay. Sinistra. Ok, copia. 50 metri. Un minuto al waypoint. Scusami, al secondo. Andremo a per 1.34. 1.34 per 4 minuti e 27, ma acceleriamo a 700 sul Joker, un secondo. Magic, occhio alla collina davanti, mi alzo un po'. Ok, città per il secondo waypoint in vista. Magic è la seconda. 25.000 piedi, dai 26.000 7.134. Volo Ninja, qui Magic ricevuto, vostro task a 29.000 piedi, se potete salire a 29.000 piedi, proseguite task RQR 11. Sì, confermo. Copy Magic, saliamo a terra. Ok. 4 minuti 27. Cronometro 1.34. Magic White One for Ship S16, posizione scusa il slot 070. Accelera 700. Tasse a 4 minuti 27. Magic ricevuto, proseguite la vostra salita 28.000 piedi, approvati e mantenete il check coraggio. Ci sentiamo a bordo qui con voi. Check armi, selettore su ground, selettore dell'arma selezionato, SP corretto. Armi, bombe attivate, guarda se c'è il Grom e tutto. Selettori tutti giù, tutti due su giù e Grom selezionati. Ok. Radar off per adesso. Radar off per adesso, sì, sì. Lo accendo quando vado sull'ultimo waypoint per 070. Dici quando lo accendo. 700. Importante. 700. Medi, la base, come è stato il primo minuto. Un volo ha chiamato. 4 minuti 27, poi 070 per 2 minuti e 46. Sì, abbiamo un risposto sul cambiato. Squadriglia Snake, qui Magic c'è qualcuno. Quello è l'ultimo waypoint, vero? Sì, con la città grande davanti a noi. E quindi poi mi... Aeroporto alle nostre ore 3. Avanti Magic. 2-3. Un po' di gap. Volo Snake, i vostri... Scusami? In volo. Dobbiamo avere un po' di gap. Sì. 25.000 piedi, aumentare la... Ultimo waypoint a 650 nodi, avevo considerato circa 2 minuti e 46 secondi dalla città, quindi... Copiato, 25.000 piedi, aumenta di velocità, canale... Sono 30 km dal target, distanza. Volo Pontiac ricevuto, salire a 27.000 metri. 2 minuti 46. Confermati. Ok, vado per 070 per cronometro. 2 minuti 46 da qua. Prendo 070. Circa un minuto e mezzo faccio il pop-up, ok? Inizio a ridurre io. Sì.
vedo ancora il target però. No, no, qua non lo vediamo ancora per forza. Ok, quindi mi mantengo. Spengo le luci, ok? No, lascio accese? Ancora. Così mi vedi? Sì. Ok. Fino a quando non abbiamo il target in vista. Quindi qua è difficile. Sì, 40 secondi. Se vuoi spengo io le luci. No, vabbè, vabbè. Si spegne tu. Spente. Le guerre segna Spike. Io non ho ancora niente. Mi sono alzato un pochettino. Spengo ok. Luce. Accelero per il pop-up. Ok. Ok, l'RVR del radar direttamente in fronte. Lo vedo il target. Ok. Pop up, salgo. Radar acceso. Magic Whitewater. Sposto un po' a sinistra. Wild One Magic, ricevuto, avete degli orari da rispettare, ma voi siete self. Vedo solo le due luci non singole. Target in vista. Volo wild. Dalla mia è circa 0670 780 più o meno. Ve lo illumino comunque. Sullo spike della RVR. Lo vedo. Volo wild, okay. Ok, per Baronin. Un perde incendiaria. Volo Pontiac. Volo Pontiac da Magic. Massima velocità e raggiungere direttamente il posto. Sarà difficile. Sparare il primo accecato. Gancio. Ok, luminarie accese. Ho preso gli edifici prima, non Roger. Volo ninja qui, Magic. Attacco coi razzi. Come fai, Magic? Volo ninja, ninja Magic, vieni avanti. Ninja, Magic, Volo One, hai il bomba. Volo ninja, siete a ridosso dell'endpoint. Siete autorizzati all'incaggio delle sciarpe. Ho preso, sono. È andato? Non lo so, non ho confermo. Siamo autorizzati positivo. Affermativo. Sì, mi sembra andato, mi sembra che abbiamo colpito, guarda un po'. Provo da lanciare un drone. Yes. Colonigia, mantenete la vostra quota. Non è esploso, ma il missile è finito dove è il radar. Lui è ancora vivo. Copy Magic. Faccio un altro passaggio. Magic, Magic, One. Tank via. Magic, Magic, One, ricevuto 292. Ricevuto 292, vai. Saber avanti. Dovrebbe essere andato Fabio. Gruppo Saber, strano. Faccio un passaggio. Volo Saber, per favore switchatemi su frequenza 292, così mi tengo insieme a Spike. Questo quel fumo, dov'è? O l'altro? Copiato, su 292. No, è a destra del fumo, non lo vedo più tanto. Hai colpito corto, direi. Sì. C'è un altro passaggio, ma non so se ho ancora razzi. Joker 1-1 No, secondo me è andato. Pure tu l'hai preso già tu, poi l'ho preso io con un uomo in pieno. No, secondo me è andato. 70. Vuoi provare a sparare due razzi? Le ho finito. Ok, per 70.
Magic Uzi, abbiamo finito l'attacco, RTB. Ricevuto Uzi, RTB. Puoi richiedere se vedo un po' di minaccia. Sì. Magic, ci potete confermare se il radar è distrutto da vostra posizione? Cazzo! Ok, ti spammi. Ci sono ancora dei segnali frequenti da quella zona. Potrebbe non essere entrato. Se potete confermare. Il radar è stato colpito e non riusciamo a capire se lo spike viene dal radar o da delle postazioni che ci stanno tenendo sotto tiro di terra. Ricevuto, se il radar è stato colpito, rientrate alla base. RTB, Uzio. Mi ha dato 100 punti a me, è stato colpito dal mio crono. Ok, ottimo. Ho fatto un po' una che... 270. Ma mi sembrava, perché tu l'hai colpito col Grom, io l'ho colpito con i razzi, cioè gli ho sparato anche col cannone. Field State? Magic Ok, ottimo. Vedi qua? Ricevuto Pontiac, voglio sicuramente in ritardo, non è un problema, proseguire la Io te l'avevo lasciato accesa alla fine poi. Però vedo nell'airware a Spike. Sì, è il quelli che ci stavano attaccando, la tripla A che ci stava attaccando. No, ma la quota in realtà non è un grosso problema, tanto mi abbasso alla fine. Che altro che... che dobbiamo farle veloci queste cose. Sì. No, per le motori stanno ancora. Infatti sono veloci adesso. Uzi qui a Dai Torre, se possibile riducete ancora sotto i 500 km orari e virate sinistra Ying 300. A Tai Torre enable per la speed, perché altrimenti questo coso precipita. E ripetimi scusa la direzione. Direzione 270, ripeto 270, riducete al più possibile la speed. 270 Pruzzi 1 e grazie per la comprensione. Questa minima 500 in questo coso, di sicuro. Sì, sì, ma per adesso tengo 600 perché sennò qua ci pidiamo. Facciamo, sì, stiamo lì. La pista... dovrebbe essere quella là giù a ore 11 più o meno. In vista ore 11 non ancora. Ok, dimmi quando tiri giù le cose. Sì, me le faccio all'ultimo, Fabio, se no quello l'ultimo, se secondo l'ultima virata un chilometro. Uzi, vi vedete subito a sinistra, linee 218 e riportate quando la pista è in vista. Tai Torre, Uzi alla pista in vista. Copiato Uzi, siete autorizzati all'avvicinamento pista 23, l'altimetro ancora 22, scusami, altimetro ancora 29,92, vento sempre 2 nodi da 257. Autorizzati avvicinamento a pista 22, altimetro 2992, copiato per il vento, ultimo. Comincia a diminuire un po'. Uzi qui a Dai Torre, autorizzati all'atterraggio pista 22 con il resto completo. Autorizzati atterraggio a pista 22, Uzi 1. Ok, diminuisco Fabri. Inizio a usare i flappi. Via le luci accese. Flaps su takeoff. Credo giù.
per il carrello. Tre green, carrello al centro. Siamo un pelo alti sul papi. Un pelo lenti. Sono un po' lenti. Accelera un po'. Mantengo il lato destro. Yes, flaps land. Vediamo sto reticolo del cazzo. Sì, c'è chiuso la tenda. Siamo un po' lenti. Tieni più sinistra che puoi. Yes. Cosa del paracadute. Ok, non riuscivo senza luci. Uzi qui torre a Tai, bentornati, autorizzati a lasciare la pista a destra prima possibile. Occhio. Sono con te, anche sono a destra io. Yes. Giriamo qua. Ho fatto un buon atterraggio qua. Dai, ce lo portiamo dietro, per caduto lo sganciamo adesso. Lo sgancio sulla taxiway. Allora, togliamo questo. Vado qua a destra, Fabri, ok? Flaps tolti. Vai. Carrello centrale è bloccato. Roger. Inizio a depressurizzare l'abitacolo per evitare... Sì, bravo. Sfera. Almeno prendi un po' di aria. Luci su taxi. Dai, torre UZ1, va che tirano lì. Sgancio il paracadute. Copy UZ, qui a Tai. Liberi di tornare al parcheggio e spengere. Ricevuto, rullaggio verso il parcheggio UZ1.